Ciao amici, in certi momenti dell'anno, soprattutto primavera e all'inizio dell'estate, molti di noi decidono di fare un po' di detox. Chi ne ha bisogno per il fegato ingrossato, chi vuole sgonfiarsi e dimagrire, chi deve rimediare ad alcol e stravizi, chi vuole pulire reni e intestino. Qualcuno di voi ci stava giusto pensando? Si parla tanto di questo detox, online e sulle riviste non si parla quasi d'altro. Dieta detox, rimedi detox, cibi detox, detox questo e detox quello. Sapete cosa penso? Che questo detox sia una cavolata. Ma come, Simona? Proprio tu che sei naturopata e parli di detox, non credi nel detox? Attenzione, chiarimento importante. È la parola usata così che non mi piace. Il marketing e la moda hanno imposto il termine detox. Basta andare al supermercato e troviamo di tutto. Tisane detox, bevande detox, cereali detox, succhi detox, fra un po' anche la carne detox. Ci vogliono abbindolare solo per vendere. Se avete comprato qualcosa di quel genere di detox, vi chiedo: ha funzionato? Beh, Simona, sì e no, perché in effetti funziona per un po', però poi torno come prima. Esatto, perché la parola giusta è depurazione. Ce l'abbiamo la parola giusta, usiamola. Significa tornare puri. Questa è salute. Il nostro corpo è un sistema unico, tutto è collegato. Abbiamo 5 organi per la depurazione. Se si cerca di eliminare le tossine da uno e gli altri sono intasati, non si fa altro che spostarle temporaneamente. È come sollevare tanta polvere in una stanza con le finestre chiuse. Al momento sembra sparita, ma poi torna a depositarsi esattamente come prima. Ah, ecco perché l'effetto dura così poco. Invece, in questo video voglio insegnarvi 5 buone abitudini di depurazione per essere sani sempre. Sono facili da ricordare, sono 5 come le dita di una mano e come i 5 organi di depurazione, i 5 organi emuntori: intestino, fegato, reni, pelle e polmoni. Sono strategie semplici alla portata di tutti, economiche perché si fanno in casa con le cose che si hanno in casa. Meglio di così. Io adoro questi strumenti di salute naturale tradizionali. Si sono sempre usati, ma oggi li abbiamo barattati con campagne pubblicitarie ingannevoli. Alcuni di questi consigli vengono etichettati come i rimedi della nonna, ma sono molto di più. Recuperiamoli. Eccoli qua. 1. Fegato. Per la depurazione del fegato esiste una strategia efficacissima di cui ho parlato in questo video per aiutare le cellule epatiche a rigenerarsi e a essere più efficaci nel loro lavoro. È il calore, che ha un potente effetto rigenerante del fegato. Quindi, per una settimana, tutte le notti, quando andate a dormire, mettete la borsa dell'acqua calda proprio sul fegato. 2. Intestino. La depurazione dell'intestino dipende da 2 fattori: cosa entra e cosa esce. In merito a cosa entra, bisogna evitare gli alimenti tossinici, in particolare farine bianche, zucchero bianco, caffè e alcol, che sono 4 fattori intossicanti tra i più importanti. Questo aiuta ad avere meno tossine nell'intestino. Poi bisogna aiutare la fuoriuscita delle tossine dall'intestino. Per questo suggerisco di praticare il clistere casalingo, come spiego in questo video. Mangiando meglio ed eliminando meglio, l'intestino si depura e lascia quella sensazione di purezza e freschezza davvero impagabile. 3. Reni. La depurazione dei reni, più fisiologica e naturale, è facile da ottenere. Basta bere di più. Le persone che già bevono molto possono aumentare comunque un po' la quantità di liquidi, ma la strategia più utile è assicurarsi di bere durante la giornata 2 bicchieri di acqua calda semplice oppure un bicchiere di acqua calda e limone, e alla sera una tazza di una tisana con effetto lievemente drenante. Ce ne sono tante in commercio. 4.
pelle. Per depurarsi attraverso la pelle, il metodo più classico è la sudorazione con la sauna. Ma siccome a casa non si può fare la sauna, non tutti ce l'hanno, ecco un trucco casalingo ugualmente utile. Prendete una spazzola per doccia o spazzola per il corpo e spazzolate la pelle asciutta al mattino e alla sera. Braccia, gambe, pancia, schiena, tutto il corpo. Elimina le cellule morte, apre i pori e fa respirare la pelle. In più porta le tossine verso la superficie, stimola il sistema linfatico e ha un ottimo effetto depurante. 5. Polmoni. Anche i polmoni sono fondamentali, portano ossigeno all'interno e anidride carbonica all'esterno. Per facilitare la depurazione dobbiamo respirare meglio, soprattutto quando buttiamo fuori l'aria, dobbiamo farlo completamente in modo da svuotarli il più possibile. Ci aiutano anche gli oli essenziali, in particolare l'eucalipto e il pino, molto balsamici per le vie respiratorie. Fate così: mettete un diffusore di essenze in camera da letto mezz'ora prima di dormire e quando siete a letto respirate profondamente prima di addormentarvi. Voglio aggiungere un segreto importante, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ecco il segreto. Se seguite queste buone abitudini, sentirete un effetto positivo anche sulla mente, sul pensiero. Meno brutti pensieri, meno pesantezza mentale, più energia e positività. Come dico sempre, non bisogna depurare solo il corpo, ma anche la mente. Depurare il corpo allenta anche la tensione mentale, allenta le tensioni, lo stress e i pensieri inutili. Ora condividete questo video, credo possa essere utile a molti in questa stagione per fare le cose giuste. E allora cosa scegliete? Detox o depurazione? Depurazione! Vi aspetto al prossimo video. Belli e depurati, naturalmente. Ciao! Dai. Ti piace la carne detox? Non ho più niente da dire. Finita.